Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Droperidol ICMA, ICMA Italia S.p.A. Ultimo aggiornamento, 15 marzo 2022. Cos'ha Droperidol ICMA? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Droperidol ICMA durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Droperidol ICMA? Droperidol ICMA è un farmaco a base del principio attivo droperidolo, appartenente alla categoria degli antiemetici e nello specifico derivati del butirrofenone. È commercializzato in Italia dall'azienda ICMA Italia S.p.A. Droperidol ICMA può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Droperidol ICMA 2,5 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini 1 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: ICMA Farmaceutica SA. Concessionario: ICMA Italia S.p.A. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe: C. Principio attivo: droperidolo. Gruppo terapeutico: antiemetici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: prevenzione e trattamento di nausea e vomito postoperatori, POMV, negli adulti e, secondariamente, nei bambini, 2-11 anni, e negli adolescenti, 12-18 anni. Prevenzione di nausea e vomito provocati da morfina e derivati durante l'analgesia postoperatoria controllata dal paziente, PCA, negli adulti. La somministrazione del droperidolo richiede alcune precauzioni. Vedere paragrafi 4, 2, 4, 3 e 4, 4. Posologia. Posologia. Uso endovenoso. Iniettare lentamente la soluzione, soluzione ipotonica. Prevenzione e trattamento di nausea e vomito nel postoperatorio, POMV. Adulti: da 0,625 mg a 1,25 mg, da 0,25 a 0,5 ml. Anziani, oltre i 65 anni. 0,625 mg, 0,25 ml, compromissione renale barra epatica. 0,625 mg, 0,25 ml, popolazione pediatrica. Bambini, 2-11 anni, e adolescenti, 12-18 anni. Da 10 a 50 microgrammi barra chilogrammi, fino a un massimo di 1,25 mg. Bambini, età inferiore a 2 anni. Non è raccomandato. Si consiglia di somministrare il droperidolo 30 minuti prima del termine previsto dell'intervento chirurgico. Dosi ripetute possono essere somministrate ogni 6 ore come richiesto. Il dosaggio deve essere adattato a ogni singolo caso. I fattori da considerare includono età, peso corporeo, uso di altri prodotti medicinali, tipo di anestesia e procedura chirurgica. Prevenzione di nausea e vomito causati da sostanze derivate della morfina durante l'analgesia postoperatoria controllata dal paziente, PCA. Adulti: da 15 a 50 microgrammi di droperidolo per mg di morfina, fino a una dose giornaliera massima di 5 mg di droperidolo. Anziani, oltre i 65 anni, danno renale ed epatico. Nessun dato in PCA disponibile. Popolazione pediatrica: bambini, 2-11 anni, e adolescenti, 12-18 anni. Non indicati in PCA. Nei pazienti a rischio individuato o sospetto di aritmia ventricolare deve essere eseguita una pulsossimetria continua e il monitoraggio deve essere continuato nei 30 minuti successivi alla singola somministrazione endovenosa. Per istruzioni sulla diluizione del prodotto prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Vedere anche paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 1. Controindicazioni. Il droperidolo ha controindicato nei pazienti con ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipersensibilità ai butirrofenoni. Noto o sospetto intervallo QT prolungato, QTC maggiore di 450 msec nelle femmine e maggiore di 440 msec nei maschi. Questo include i pazienti con un intervallo QT lungo congenito, pazienti con una storia familiare di prolungamento QT congenito e quelli trattati con prodotti medicinali noti per prolungare l'intervallo QT, vedere paragrafo 4, 5. Ipopotassiemia o ipomagnesiemia.
bradicardia, frequenza inferiore a 55 battiti per minuto. Trattamento concomitante noto che provoca bradicardia. Feocromocitoma. Stati comatosi. Malattia di Parkinson. Grave depressione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sistema nervoso centrale, SNC. Il droperidolo può aumentare la depressione dell'SNC prodotta da altri farmaci deprimenti dell'SNC. Qualsiasi paziente sottoposto ad anestesia e a cui sono somministrati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Controindicazioni all'uso concomitante. I medicinali noti per causare torsioni di punta tramite prolungamento dell'intervallo QT non devono essere somministrati in concomitanza con il droperidolo. Gli esempi includono antiaritmici D, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere droperidolo ICMA insieme ad altri farmaci come Eurosactualenea Euro, Eurosavalox, compressa rivestita Euro, Eurosavalox, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosbromocriptina Doroma Euro, Euroscabasera Euro, Euroscabergolina Rapioferm, compressa Euro, Euroscorbilta, compresse rivestite a Euro, Eurosdostinexa Euro, Eurosdronedarone Aristo Euro, Eurosduodopa Euro, Eurosidrossiclorochina Doca Euro, Euroslevodopa più Carbidopa più Entacapone Milana Euro, Euroslevodopa più Carbidopa più Entacapone Teva Euro, Euroslevodopa più Carbidopa Exala Euro, Euroslopirena Euro, Eurosmadupara Euro, Eurosmirapixin, compressa rilascio modificato a Euro, Eurosmirapixin, compressa a Euro, Eurosmoxifluxacina Eurobindo a Euro, Eurosmoxifluxacina Corca a Euro, Eurosmoxifluxacina Pensa a Euro, Eurosmoxifluxacina Teva a Euro, Eurosmoltaca Euro, Eurosneupro, Cerutia Euro, Eurosoprimea Euro, Eurosoxa Euro, Eurosparlodel, Capsula Euro, Eurosparlodel, Compressa Euro, Eurosplaquenila Euro, Eurospramiperala Euro, Eurospramipixolo Eurobindo Euro, Eurospramipixolo Ega Euro, Eurospramipixolo Egistada Euro, Eurospramipixolo Milan Pharma Euro, Eurospramipixolo Milana Euro, Eurospramipixolo Pensa Pharma Euro, Eurospramipixolo Pensa Euro, Eurospramipixolo Sandozza Barra Sa Euro, Eurospramipixolo Sandozba Euro, Eurospramipixolo Teva Italia Euro, Eurospramipixolo Teva Euro, Eurospramipixolo Zentiva Euro, Eurosrequip, compressa rilascio modificato a Euro, Eurosrequip, compressa rivestita Euro, Eurosropinirolo Doc Generica Euro, Eurosropinirolo Ega Euro, Eurosropinirolo Egstada Euro, Eurosropinirolo Crca Euro, Eurosropinirolo Milan Genericsa Euro, Eurosropinirolo Milana Euro, Eurosropinirolo Sandozza Euro, Eurosropinirolo Teva Italia Euro, Eurosropirala Euro, Eurosinemeta Euro, Eurosinemeter MA Euro, Eurosirio A Euro, Eurostalevo A Euro, Eurosvigamox A Euro, Euroscelburata Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere droperidolo ICMA durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere droperidolo ICMA durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. In studi condotti in ratti maschi e femmine non si sono riscontrati effetti sulla fertilità, vedere paragrafo 5.3. L'effetto clinico di droperidolo sulla fertilità non è stato stabilito. Gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il droperidolo influisce significativamente sulla capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari. I pazienti non devono guidare veicoli né a copyright utilizzare macchinari nelle 24 ore successive alla somministrazione di droperidolo. Effetti indesiderati. Gli eventi riportati più frequentemente durante l'esperienza clinica sono episodi di sonnolenza e sedazione. Si riferiscono anche ai casi meno frequenti di ipotensione, aritmie cardiache, sindrome neurolettica maligna, SNM, e sintomi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Il sovradosaggio da droperidolo si manifesta con un'estensione delle sue azioni farmacologiche. I sintomi di un sovradosaggio accidentale sono indifferenza psichica con transizione al sonno, talvolta associata a pressione arteriosa ridotta. A dosi più elevate, o in pazienti sensibili, possono insorgere disturbi extrapiramidali, salivazione, movimenti anormali, talvolta rigidità muscolare. Le convulsioni possono verificarsi a dosi tossiche. Casi di prolungamento dell'intervallo QT, aritmie ventricolari e morte improvvisa sono stati riportati raramente. Trattamento. Non ha noto alcun antidoto specifico.
Tuttavia, quando si verificano reazioni extrapiramidali, deve essere somministrato un anticolinergico. I pazienti in sovradosaggio da droperidolo devono essere attentamente monitorati per rilevare segni di prolungamento dell'intervallo QT. Devono essere presi in considerazione i fattori che predispongono a torsione di punta, per esempio disturbi elettrolitici, specialmente ipopotassemia o ipomagnesemia, e bradicardia. L'ipotensione pronunciata deve essere trattata aumentando il volume della circolazione e assumendo altre misure adeguate. Le vie respiratorie devono essere mantenute libere e si deve fornire un'adeguata ossigenazione. Una cannula orofaringea o un tubo endotracheale potrebbero essere indicati. Se necessario, il paziente deve essere posto sotto attenta osservazione per 24 ore o più a lungo. Si devono mantenere il calore corporeo e un adeguato apporto di fluidi. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Derivati del butirrofenone. ATC code N05-08. Il droperidolo ha un neurolettico butirrofenone. Il suo profilo farmacologico è caratterizzato principalmente da un effetto bloccante della dopamina e deboli effetti, proprietà farmacocinetiche. L'azione di una singola dose endovenosa comincia 2-3 minuti dopo la somministrazione. Gli effetti tranquillizzanti e sedativi tendono a persistere nell'arco di 2-4 ore, benché a copyright lo stato di vigilanza possa, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute, potenziale genotossico o cancerogeno e tossicità riproduttiva. Gli studi elettrofisiologici, elenco degli eccipienti, acido lattico, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di droperidolo ICM a base di droperidolo sono Xumolix, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.